Benvenuti, siamo con il professor Giovanni Mento, psicologo e docente presso l'Università di Padova, coordinatore del gruppo di ricerca Neurodev. Benvenuto, professore. Grazie per questo invito. Professor Mento, un aspetto poco conosciuto dell'attenzione è la relazione con la percezione del tempo. Ci spiega com'è possibile questa funzione predittiva? Sì, è un argomento piuttosto complesso che si può articolare da tanti punti di vista. In generale direi questa cosa: come già abbiamo detto in qualche intervista passata, l'attenzione è un costrutto, insomma, è un meccanismo molto complesso della nostra mente che comunque necessariamente si articola nel tempo. Cioè noi prestiamo attenzione nell'unità di tempo e questo può avvenire per intervalli brevi, che è quello che per esempio ci può capitare quando siamo velocemente distratti da qualcosa che succede nell'ambiente, quindi dobbiamo usare quelli che chiamiamo i nostri riflessi, quindi dobbiamo spostare velocemente l'attenzione da una parte all'altra, ma può avvenire anche per intervalli di tempo molto lunghi, quindi noi abbiamo bisogno di mantenere l'attenzione, quindi quella che chiamiamo normalmente la concentrazione, quindi di sostenerla nel tempo. Quindi vediamo che il tempo, la dimensione temporale, è comunque un elemento che entra necessariamente in gioco in tutto quello che riguarda i nostri processi mentali. Noi abbiamo bisogno anche di tempo per articolare un pensiero, per articolare il linguaggio, per costruire il movimento. Quindi l'unità temporale è qualcosa, diciamo, di trasversale e pervasivo a qualunque manifestazione mentale, fisica dell'essere umano. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che la relazione tra tempo e attenzione è piuttosto importante e complessa. Detto questo, è anche vero, come dire, che noi siamo in grado di utilizzare l'informazione temporale, quindi il passaggio del tempo, anche per orientare la nostra attenzione. Quindi da una parte, come ho detto, noi usiamo l'attenzione nel tempo, ma dall'altra parte il tempo è qualcosa che ci dà una struttura che noi possiamo utilizzare per gestire la nostra attenzione. Per fare un esempio, anche se posso dire molto così bello, interessante, ecco. Quella che è la prima dimensione, diciamo, del mondo fisico con cui noi entriamo in contatto sin dall'origine della nostra vita, quindi nel primo periodo fetale, è l'unità temporale. E come accade questo? Accade perché sin da subito siamo esposti alla ritmicità del battito cardiaco della mamma. Quindi già all'interno dell'utero noi siamo stimolati da questi rumori che, anche se non vengono percepiti dall'udito, perché magari nelle primissime fasi non è ancora pienamente funzionante, attraverso le vibrazioni del corpo della mamma, insomma della colonna vertebrale, il feto è in grado di percepire questa regolarità. E ci sono, insomma, dei dati che suggeriscono che questa regolarità temporale, in qualche modo, è quello che dà la struttura anche ai meccanismi di sviluppo neurobiologico. E quindi non è sbagliato dire che il nostro cervello e tutto quello che ne consegue, si forma, si sviluppa, cresce perché c'è una sorta di ritmo costante, temporale, che crea questa sorta, lo chiamiamo in inglese, di scaffolding, cioè appunto di struttura portante. Quindi ecco, è qualcosa che comincia molto precocemente dalla nostra vita. Pare che addirittura i neuroni si formino e poi migrino, insomma, i primi meccanismi neurali avvengono in maniera coerente con questa ritmicità che di fondo l'essere umano, insomma, percepisce, cui è esposto molto precocemente, ecco. Ecco, professore, come avvengono i processi predittivi e quali scopi hanno? Allora, chiaramente tutto quello che noi abbiamo detto è associato ai meccanismi cosiddetti predittivi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il fatto che noi siamo immersi in una realtà che è molto complessa, perché ci dà tantissimi stimoli visivi, uditivi, tattili e anche degli stimoli interni, quindi i nostri pensieri, tutto quello che ci passa per la mente, no? Da una parte ci potrebbe far pensare a una sorta di mondo caotico, come dire, noi dobbiamo interagire con una realtà che è veramente molto complessa e oggi molto più che in passato, perché gli stimoli che noi riceviamo, come abbiamo già visto precedentemente in qualche altra chiacchierata, sono sempre più importanti, sempre più invasivi, invadenti nella nostra vita. Però un aspetto molto importante è questo, cioè che il nostro cervello, proprio per i motivi che dicevamo prima, proprio per questa sorta di imprinting che noi abbiamo anche ereditato dalla filogenesi, ha la capacità di cogliere delle informazioni che apparentemente sembrano casuali, ma in realtà sono delle informazioni regolari, sono delle informazioni che in qualche modo costituiscono una struttura
nella sensorialità che noi percepiamo. Banalmente, l'alternanza dei ritmi circadiani, luce, buio, giorno, notte, fornisce già un primo macro, diciamo, elemento di regolarità, di ritmicità, attraverso la quale tutti i nostri bioritmi interni, quindi anche cerebrali e di conseguenza anche il nostro funzionamento cognitivo, in qualche modo si è dovuto adeguare, chiaramente, no? E poi se poi cambiamo scala, andiamo nella scala un pochettino più ristretta come tempo, vediamo che anche altri tipi di comportamenti che noi condividiamo tra di noi hanno una loro regolarità interna. Ad esempio il linguaggio, quindi la regolarità delle parole, degli accenti. Ci sono chiaramente delle differenze tra le lingue, tra anche i dialetti, gli accenti, però insomma c'è una sorta di regolarità che ci permette di cogliere una struttura latente. Quindi in qualche modo quello che il nostro cervello fa non è soltanto essere una sorta di ricevitore passivo di quello che ci arriva tramite i nostri sensi, ma possiede già una sorta di codice interno che ci permette di, da una parte, decodificare le regole della sensorialità, dall'altra parte, usare queste regole, quindi farle proprie, quindi creare una sorta di modello interno e di come funziona la struttura di regolarità del mondo e poi appunto usarla in maniera anticipatoria, predittiva. Questo è vero anche non soltanto a livello di ritmi biologici, ma anche nelle interazioni quotidiane che noi scambiamo a livello sociale. Per esempio, quello che noi chiamiamo strategie di coping, quindi il fatto che noi mettiamo in atto determinati comportamenti in certi contesti sociali, ma non in altri contesti, forniscono anche degli elementi di predicibilità. Vuol dire, per dirlo in maniera molto semplice, che se io entro in una farmacia, ho imparato ad aspettarmi che quello che dovrei trovarmi davanti è il banco dei medicinali, il farmacista col camice, forse qualche altro cliente. Quindi se io entro in una farmacia e mi trovo il banco dei salami, ovviamente rimango molto sorpreso, proprio perché questo è un elemento che sta violando un mio modello predittivo interno, che io ho imparato. In questo caso l'ho imparato per esposizione, perché da piccolo, poi man mano crescendo, ho imparato a capire che cosa dovrei aspettarmi da determinate situazioni sociali. Quindi questo è un altro livello a cui il nostro cervello predittivo può funzionare. Quindi c'è un livello molto più basico, che è quello della sensorialità, come dicevo prima, dei bioritmi, poi c'è un livello anche un po' intermedio, che è quello invece legato alla mesoscala, alla macroscala dei nostri comportamenti. Ora, tutti questi elementi che cosa fanno? Ci forniscono materiale utile durante il nostro sviluppo, appunto per creare questa sorta di schemi mentali che ci permettono di non solo di rispondere alla realtà, ma di anticiparla. E questo avviene per un meccanismo molto, molto complesso, ma in realtà si può anche descrivere in maniera molto semplice, con un principio semplicissimo di economia energetica. Cioè, che vuol dire? Che la natura ha capito nel corso dell'evoluzione che è molto più semplice usare delle risorse energetiche cerebrali, quindi mettere in atto un grande sforzo, quando ci troviamo di fronte a situazioni imprevedibili, situazioni che che sfuggono alla nostra capacità di predire. Questo perché sono proprio queste le situazioni che ci danno, necessariamente ci mettono nella condizione di generare una situazione di attacco, di fuga, cioè di dover reagire a una situazione imprevedibile. Se al contrario una situazione nota, prevedibile, come nel caso in cui entrando in farmacia io mi aspetto di trovare i medicinali, ecco, in qualche modo io sto confermando quello che è il mio modello interno. Quindi quello che succede è che il nostro cervello, e questa è una scoperta relativamente recente, direi degli ultimi 15-20 anni, non funziona come se ogni volta si trovasse di fronte ad elementi nuovi, ma usa quello che ha appreso per predire gli elementi che arriveranno nel futuro. E solo se questi elementi che arrivano si discostano molto da quella che è la previsione, a quel punto il nostro cervello si attiva molto. E si attiva perché, da una parte deve metterci nella condizione di poter reagire prontamente, perché una situazione imprevedibile può essere pericolosa. Dall'altra parte, questo è un concetto molto bello, forse il concetto più bello, ci permette di imparare, è legato all'apprendimento. E questo in poche parole vuol dire che non c'è niente di più vero che il vecchio adagio secondo cui sbagliando si impara. E noi ora sappiamo che il nostro cervello funziona così, proprio perché è dall'errore che genera delle risposte di incompatibilità tra quello che io ho previsto e quello che sta succedendo, e queste risposte cerebrali mettono in atto tutta una serie di meccanismi legati all'apprendimento.
Quindi, in poche parole, bisogna sbagliare per imparare. Assolutamente. Una situazione totalmente prevedibile, dove non c'è mai la possibilità di errore, è una situazione mortifera per la mente umana, una situazione che non ti mette mai in condizione di apprendere, di evolverti e di adattarti, ecco. Professor Mendo, quanto incide questa funzione nei disturbi del neurosviluppo e nei disturbi d'ansia e depressivo? Incide moltissimo, ancora non sappiamo esattamente quali sono i meccanismi che legano da una parte questa abilità precoce di generare una sorta di modello interno del mondo. Tra l'altro questo meccanismo ha un nome specifico che è statistical learning, cioè apprendimento statistico, ed è molto studiato sin dalle prime fasi della vita nei neonati molto piccoli. Quindi questa abilità ha delle sue regole, ha dei suoi meccanismi che vengono studiati nella ricerca di base anche dalle neuroscienze. Dall'altra parte noi sappiamo che nel mondo dei disturbi del neurosviluppo, quindi delle traiettorie atipiche di sviluppo, una delle cose che si osserva è che spesso c'è una sorta di fallimento di questa capacità di generare predizione, quindi di, come dire, imparare che cosa ci si dovrebbe aspettare dal mondo e usare queste informazioni in maniera anticipatoria. Un caso per tutti è quello, per esempio, dei disturbi dello spettro dell'autismo, dove è abbastanza evidente, diciamo, a chi si occupa dal punto di vista clinico, ma anche a chi è a contatto con persone che sono in questa condizione, che spesso le situazioni nuove, imprevedibili, generano una sorta di reazione esagerata, proprio perché un'ipotesi interpretativa è che manca quella capacità di dire: va bene, io ho imparato che cosa dovrei, come dovrebbe funzionare il mondo, come dovrebbero essere le relazioni sociali, quindi non mi meraviglio più se mi trovo in una situazione dove qualcosa è cambiato, dove non tutto è prevedibile. In realtà, nel loro caso, quello che succede è che questo tende quasi a portare allo scompenso, proprio perché la reazione di sorpresa è talmente enorme, perché è la capacità di generare predizione alla base potrebbe essere alterata. Lo troviamo anche nei disturbi di ansia, che chiaramente sono anche collegati con quello che abbiamo appena detto. Alcune ricerche recenti dicono che anche in altri disturbi del neurosviluppo, come nella ADHD, potrebbe esserci questa caratteristica. Quindi si parla in generale di un meccanismo predittivo alterato molto molto di base che è comune a diverse traiettorie del neurosviluppo. Quindi prima ancora di andare a ricercare, diciamo, la causa o i meccanismi che possano non funzionare nelle specifiche categorie diagnostiche, che poi di volta in volta ci sono tante ipotesi diverse, non sempre, diciamo, suffragate dai dati, questa linea di ricerca sta utilizzando quello che noi sappiamo sul cervello predittivo per dire: ma forse è proprio là che dobbiamo andare a puntare l'obiettivo della ricerca, perché è un meccanismo alla base, potenzialmente all'origine di diverse traiettorie alterate dei disturbi del neurosviluppo. Ora, tradurre questo in ambito clinico è molto difficile, perché la domanda qual è? Ok, e quindi io cosa faccio? Esiste un modo per valutare clinicamente questa abilità? E se sì, come posso intervenire clinicamente per aggiustare, tra virgolette, un cervello che non ha sviluppato questo sistema predittivo, come normalmente dovrebbe avvenire? Ancora non lo sappiamo. Ci sono, diciamo, delle linee di ricerca, perché qua si tratta di mettere in comunicazione l'ambito clinico con l'ambito della ricerca delle neuroscienze cognitive, della psicologia cognitiva, che finora ha affrontato queste problematiche più come ricerca di base, diciamo, e non ricerca in ambito clinico. Quindi sono due mondi che fanno un po' di fatica a parlarsi, ma stanno cominciando a farlo recentemente. Ecco, l'ultima domanda. Come è possibile sfruttare questa funzione cognitiva per migliorare i processi di apprendimento? Sì, allora anche qua, come dicevo prima, non ci sono ancora, diciamo, delle linee guida, dei protocolli, però come dire, la logica potrebbe essere questa: nel momento in cui io ho delle forti ipotesi che alla base, per esempio, di un disturbo dell'apprendimento, quindi lo facciamo in questo caso, potrebbe esserci una difficoltà a introiettare una regola anticipatoria, quindi automatizzare quella che dovrebbe essere una capacità che normalmente si acquisisce, quindi utilizzare quella capacità predittiva per anticipare le parole da leggere, per esempio, per anticipare il significato, quindi questo poi anche per costruire la comprensione del testo, ecco. A questo punto un'ipotesi potrebbe essere quella di rinforzare questi meccanismi che sono un po' alla base, quindi prima ancora di andare a lavorare sulla lettura, quindi sull'abilità dominio specifico, quindi sulla competenza che poi è quella che noi vediamo e che è clinicamente rilevante, no? Quindi noi vediamo un bambino con dislessia prevalentemente perché
fa fatica nell'apprendimento della lettura o della lettoscrittura o nel caso della discalculia del calcolo. Quindi ci concentriamo su quello che vediamo non funzionare. Ma se noi sospettiamo che alla base ci sia un problema più generale, allora forse ha senso concentrarsi nel valutare questa capacità e potenziarla. Ci sono dei training che, per esempio, stanno pensando di utilizzare stimolazioni ritmiche, ok? Prima ancora di parlare di parole, linguaggio, ma anche con dei suoni, per allenare il cervello per forzare il cervello nella sua capacità di estrarre queste regole, fondamentalmente. E le regole potrebbero essere anche più livelli, ma molto semplicemente, se io le faccio un esempio di una stimolazione uditiva dove ogni tre suoni c'è un suono diverso, quindi qualcosa come beep, 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 beep e così via, questa è una semplice regola di primo livello. Se poi la facciamo sempre più difficile, è come se noi stessimo allenando in qualche modo il cervello a costruire sempre più capacità di estrarre regole, allenarsi. L'idea è che lavorando su questa funzione più generale, più di base, si possa trasferire anche ad altri domini che sono più legati al mondo dell'apprendimento o potrebbero essere legati al mondo dell'orientamento dell'attenzione, come dicevamo proprio all'inizio, quindi potrebbe agevolare bambini che hanno difficoltà di attenzione, o potrebbero in qualche modo tradursi in migliori strategie di socio-comunicative, però qua siamo ancora molto lontani dalla pensare a un'efficacia di questi tipi di trattamenti. Ecco, sono delle linee molto promettenti e anche le neuroscienze stanno dimostrando molto, ma ancora ci vuole parecchia evidenza empirica prima di poter pensare di utilizzare queste cose, a scopo, insomma, riabilitativo terapeutico. Grazie per questo evento per essere stato con noi. Grazie a voi.